piace parlare con orgoglio di qualunque rappresentante che sia in politica. A me quando mi dicono sono politico gli dico no, te prego. Cioè, cominciamo a dire sono populista, voglio essere populista, non voglio far parte della casta, non voglio far parte della casta, non voglio far parte di queste persone. Le conosciamo, le vediamo da vicino e più ci avviciniamo a queste persone più abbiamo bisogno di ritornare nelle piazze. E oggi Imola c'è, oggi c'è una comunità, vogliamo ricordarla a qualcuno che effettivamente è vero, noi non siamo in campagna elettorale, è una missione, l'avevamo detto dall'inizio, entreremo nei palazzi, continueremo a stare in mezzo alla gente perché la cosa di cui questo paese ha bisogno è sapere che cosa accade. Il gioco diabolico con il quale la politica e la comunicazione in questi anni ci hanno soggiogato, ci hanno fatto credere che tutto andava bene, ci hanno fatto credere che l'Europa era giusta, ci hanno fatto credere che questo paese in fondo non poteva aspirare a qualcosa di meglio, a qualcosa di meglio di una classe politica, signori, che non esiste. Cioè, io ci giuro e lo vedo tutti i giorni in mezzo alla strada, io incontro decine, centinaia di persone che sono milioni di quelli che attualmente ci governano ed è un pochino colpa nostra, è un pochino colpa nostra quando abbiamo smesso di credere che potevamo ambire a qualcosa di meglio, quando abbiamo creduto che la schiavitù nella quale ancora oggi viviamo fosse l'unica condizione possibile. Ebbene, è successo qualcosa di incredibile, un anno fa, solamente un anno, il 25% per quelle che ci hanno creduto, che hanno votato, che hanno espresso la loro preferenza, perché votare il Movimento 5 Stelle è fare quello che non ci permetteranno più di fare, è dare una preferenza. Per noi non c'è nessuno di differente, io vado quanto Ali, quanto Mara, quanto Vittorio, nessuno è sopra l'altro, uno vale uno, ed è questo l'importante, ed è questa moltitudine di uno che si sommano che oggi sta mettendo paura. E sapete perché sta mettendo paura? Perché fra un mese e mezzo si va di nuovo a votare. Non lo vogliono dire, ma sono terrorizzati. Ci stanno sputando addosso tutto il veleno, è uscito oggi, Grillo lo denunciava, sono pronti i dossier di De Benedetti contro di noi. Beh signori, possono intercettarci quanto vi pare, tanto io li conosco quelli dei lobby, non ho mai conosciuti, io ero dall'altra parte della barricata, erano gli ultimi, a me non appartenevano quei mondi. Io quando sono andata a vedere ieri, avevo un incontro giovedì, ero in trasmissione, c'era la responsabile della legalità del PD e io ho detto la responsabile della legalità del PD come sta messa. Solo in un mese e mezzo abbiamo presentato 7 mozioni di sfiducia per un governo che nasce tra indagati, per peculato, per omissione in atti d'ufficio, persone in palese conflitto di interessi. Ma volete, può essere il ministro del lavoro, ma può essere il ministro del lavoro, ma un filino del conflitto di interessi quest'uomo ce lo potrebbe anche avere. Però Renzi, nel suo, nella sua immensa platea, non poteva scegliere il meglio. E allora io a un certo punto ho guardato e ho detto, ma quanti sono indagati per peculato? Ma che vuol dire peculato? Utilizzo dei soldi pubblici, è normale che io non lo so che vuol dire peculato. A me non arrivano né i soldi pubblici, manco più quelli privati, perché la banca non mi danno, non ci danno, e loro si prendono comunque i nostri. E allora tu pensi, dobbiamo andare in Europa, e chi ci sta portando in Europa? Allora noi andiamo in Europa con il presidente che si è eletto, ovviamente la Merkel l'ha scelto bene, Letta era troppo blando, gli serviva uno che fosse fortemente europeista. E se sono trovati Renzi, se lo siamo ritrovati pure noi, il terzo presidente del Consiglio non eletto. E la cosa che più mi sconvolge è che questa persona ci sta portando in Europa, minando quella che è la nostra democrazia in Italia. Allora non vi fate ingannare. È una distrazione, le elezioni europee lo sanno che li diciamo a mani basse, lo sanno, è palese perché lo vedono che la gente qui viene spontaneamente, noi non la paghiamo, noi non promettiamo, non promettiamo niente a nessuno. Io non ho mai trovato qualcuno che si avvicinasse a me durante uno di questi incontri e mi dicesse no perché sai c'ho un'esia, no. E io avevo imparato, io sono di Roma, io con la politica ci sono nata, non si capiva. Ogni tanto ci prova ad essere un popolo nero, cioè, ma non mi riesce. Continua ad essere umana. E io ho vissuto con la politica, a Roma la politica è qualunque cosa, pure se devi
spostarti da qua a qua, devi averci l'amico che conosce il vigile, che ti dice qui ti ci permette, qui non lo puoi fare, per andare a fare l'analisi, per segnare tuo figlio a scuola, qualunque cosa, devi conoscere qualcuno, se no non conti niente. E allora abbiamo imparato a conoscere questi politici e in particolar modo abbiamo imparato a conoscere un disegno drammatico, perché se va in porto ci tolgono quella che è la nostra più grande ricchezza, signori, che è la libertà di poter scegliere. Allora che cosa stanno facendo? Stanno mettendo una legge elettorale che ovviamente a loro immagine e somiglianza, fatta esclusivamente per mettere fuori il Movimento 5 Stelle. Siamo l'unico paese che fa le coalizioni prima di andare a governare. Cosa fanno? Si garantiscono per 37% per poi eventualmente andare al ballottaggio. Fatto di compari, commari, camorra, mafia, andrangheta che porteranno il 3%, votare pure, il favore dell'amico, del cugino. La cosa importante è un voto per andare su, e nel frattempo stanno costruendo il tessuto, perché ognuno di voi che si presenta oggi alle comunali ha in mano un potere importantissimo, perché poi saranno i consigli comunali ad eleggere, se tutto ci andrà bene, sia il Senato delle autonomie, sia le città metropolitane, e a noi rimarranno tre forme di potere. Una è la Camera dei Deputati, liste bloccate, si scelgono loro chi entra con il 37%, il movimento starà fuori. Le regioni, vedete che cosa sono le regioni, e con gli stessi presidenti di regione e sindaci, 18 regioni su 20 sono indagati, non si sa quanti consigli comunali risultano corrotti e indagati. Da questi eleggeranno a loro volta città metropolitane, le province che non spariscono, non ci credete, non hanno tolto niente, le hanno cambiate, hanno aumentato i consiglieri comunali, 26.000, hanno aumentato gli assessori, 5.000, e come diceva Totò, e noi paghiamo, signori, sì, continuiamo a pagare esclusivamente noi. I giocatti ad oggi sono 5 articoli in 5 pagine. Allora mi sto in dubbio, sono incoloniti per 20 anni, che non sono stati capaci di fare 5 articoli, oppure Renzi ci sta più in giro e ci sta prendendo in giro. E sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male? Perché poi noi siamo gli impreparati, noi siamo quelli che sono arrivati troppo tardi, però i provvedimenti ce li studiamo. E la cosa che mi ha fatto più male è che uno dei provvedimenti per risolvere il problema del nostro lavoro è l'apprendistato, mandare a lavorare i ragazzi dei 15 anni, forse non si sono accorti che è dai 45 anni in su che i padri non hanno più il lavoro, e allora per risolvere il problema dei padri mandano a lavorare i figli, signori. Non abbiamo più neanche la speranza di dire ai nostri figli vai a studiare, bisogna dirgli vai a lavorare. Beh, io l'ho fatto 6 anni fa, l'ho fatto un anno fa, di credere in un sogno, di credere in una speranza, di voler continuare a lottare. L'ho fatto per un bambino, l'ho fatto per mio figlio, ho 11 anni, io lo dico spesso e continuo a dirlo, perché nonostante oggi sia una cittadina portavoce di più nemmeno di come sarete voi dopo, perché questo sogno non finisce con me, non finisce con Alessandro, continua con tutte le persone, io ci tengo a dirlo, l'ho fatto per un bambino di 11 anni, perché io non lo lascio in questo paese, non lo lascio così. Un sogno, di consegno una voglia di continuare a credere. Non si può cambiare il lavoro precarizzandolo e allungandolo da 6 mesi a 3 anni. Tra 3 anni tu sei un precario comunque, e hai solo allungato la tua agonia, hai solo allungato la tua non aspettativa. Io voglio continuare a sognare per quello per cui ho studiato, per quello per cui ho vissuto, per quello in cui credo, e quello in cui credo è la libertà. Non vogliamo indottrinare, non vogliamo voti, vogliamo che sappiate chi avete oggi, chi si sta presentando e quello che potrebbe essere il futuro, ma un futuro col Movimento 5 Stelle non c'è altro in questo paese. Credeteci veramente, signori. E credeteci quando andate a votare quelli che sono come voi. Chi si sta presentando oggi qui come consigliere comunale? L'avete visto, l'avete conosciuto, deve rimanere in questa piazza, deve continuare a dirvi che cosa farà là dentro, né più né meno di come facciamo noi. Continuano a dirvi provvedimento per provvedimento quello che ci aspettiamo che questo paese accetti. Quando vi dicono che il Movimento 5 Stelle non fa niente, ma che l'hanno dimenticato che stanno loro al governo? Io ieri quando sentivo quella buffone che mi diceva avete votato no al 416 ter, si devono vergognare loro a aver votato sì, loro si
fatto così, signori, perché non solo hanno passato le pene, ma dopo i 4 anni è passato l'indulto, così per pene di per reati mafiosi neanche più in galera vanno, prima si sono fatti l'indulto e poi si sono passati le pene. Beh, io personalmente mi sono rotta le palle di farmi prendere in giro.